Bentornati ombre su Immortals Phoenix Rising in un nuovo video extra. Guardate un po' qua. Finalmente abbiamo salvato tutte quante le divinità e quindi siamo davvero vicini alla fine della storia principale, quindi allo scontro con Tifone. Ipotizzo, forse l'episodio numero 25 potrebbe essere l'ultimo sulla storia principale, naturalmente. Quindi prima di proseguire voglio assolutamente completare le missioni secondarie che ci siamo lasciati indietro riguardante le ultime due divinità, ovvero le missioni di Ares e le missioni di Efesto. Inizieremo prima con quelle di Ares, perché così rispettiamo anche l'ordine con il quale le abbiamo sbloccate. Quindi, mappa alla mano, andiamo ad impostare il nostro GPS. Una è questa, quella del vaso rovente, non so quanti step avrà, e l'altra poi è la vendetta del pollo. Quindi abbiamo ben due missioni per quanto riguarda Ares. Tra l'altro questa qua ha anche più step. Vedremo invece questa non l'ho mai iniziata. Sapete che l'altra, per il motivo che vi avevo già spiegato, l'avevo iniziata ma poi l'avevo anche interrotta. Allora, di nuovo, cosa vi posso dire? Ho preso un'abilità nuova con le monete di Caronte e dopo ve la faccio vedere. In pratica consiste in un colpo aggiuntivo rispetto alla combo solita, quindi schiacciando tre volte quadrato, che faceva la sua mossetta finale con la spada, adesso aggiunge un ulteriore colpo con l'ascia che stordisce un pochettino anche i nemici, quelli più grandi, per cui potrebbe davvero essere molto molto utile. E in più, ecco, questa cosa qui non ve l'ho fatta vedere e ve la faccio vedere subito. La benedizione di Efesto, che è l'ultima che abbiamo sbloccato, ci dice: le mosse finali sferrano un colpo aggiuntivo che infligge 10% danni e ha una gittata extra. Quindi con questa qui più l'abilità che ho imparato con le monete di Caronte, teoricamente abbiamo due colpi extra alla fine di una combo. Teoricamente sì. Dopo proveremo se saranno efficaci. Allora, dobbiamo andare su quell'isolotto là. No, non so se è un isolotto, comunque su quella sponda di là. Ci si arriverà volando? Ok, qua abbiamo un giochetto. Interessante. Ok, sfida di Odisseo. Ma non so se è quella che ci serve per il vaso. Trova il vaso nelle rocce cadute. Ah, ok. Ma infatti quella non ci serve, quella è una sfida aggiuntiva. Io qua vedo qualcosa, per esempio. Eccolo qua, già trovato. Bene, ci ho messo più tempo ad arrivare qui che a trovare il vaso. Ottimo. Eccolo, il famoso vaso di bronzo. Famosissimo. Sì, sì, dopo. Ah, tra l'altro ho scoperto una cosa. Se adesso mi teletrasporto nella sala degli dèi, mi parte in automatico il filmato che si riferisce alla storia, quindi a parla con Hermes, perché non ci devi interagire, ma basta che ti avvicini ad Hermes e parte questo filmato. E dopo, quando dovremo consegnare le missioni, vi taglierò il filmato e ve lo metterò all'inizio dell'episodio 25. Purtroppo è fatto così, non so perché. Allora, ammazzati. Così lontano. No, fermi. Cosa mi sta... Ah, mi stava puntando, ok. Ok, ok. Stava puntando la sala degli dèi. Dunque, avevo iniziato questa missione, ma non mi ricordo benissimo la strada, sinceramente. Andiamo avanti. O più in su, più in giù. Ma la freccia mi diceva in giù. Forse è di qua. Ah, è questo qua. Ok, ci siamo, ci siamo. Allora, proverei a fare un bel attacco furtivo. No, dai. Ero in giù anche. Mi ero chinato, ma niente da fare. Comunque sono abbastanza scarsi, a dire la verità. Eccolo. L'attacco finale, guardate. Boom, con l'ascia. Prima non lo facevamo. Ed è molto utile, come avete visto. Però questo è meglio. Ovviamente.
Boom. Lo buttiamo per terra. Ma al solito mi devo sempre far colpire un po' di volte. Ma non sono contento. Dopo aver ucciso lo Sparto per Ares, Fenix trovò un pezzo di armatura spezzata. Doveva trovare l'altra metà. Che fortuna, Fenix! Cercare vendetta, il mio passatempo preferito. Mezza armatura rotta. Buono. Qua abbiamo un bel frammentino blu. E vabbè. Dov'è l'altro Sparti? Qua. Sì, qui c'è altra gentaglia, ma la skippiamo perché lo Sparti... Gli Sparti, quindi uno è uno Sparto. No, Sparti, sempre Sparti, credo. Non c'è il plurale del nome, in teoria. Allora. A meno che non sia una cosa generica. Chi è? Qui potevo fare l'attacco furtivo, non l'ho fatto. Furbissimo proprio. Schivata perfetta e ti becchi anche un bel colpo. Anche adesso. Allora adesso basta fare questi attacchi qui imparabili. Tocca a me. Via con le combo. Boom. Sparti. Dopo è morto lo Sparti. Dopo aver recuperato l'altro pezzo di armatura, Fenix scoprì che non era in buone condizioni. Non che ci sia un intero posto dedicato alle fucine, comunque. Ripara l'armatura alla fucina degli dei. Ed ecco perché era un po' spoilerosa come missione, perché ci mandava qua alla fucina di Efesto. Allora, potrei direttamente viaggiare qua. Non mi devo confondere con le altre missioni, perché quelle sono di Efesto, non c'entrano nulla. Però, vai. Una parte delle cose che dobbiamo fare adesso le abbiamo già fatte, non ancora, ma dopo. Dopo le vedrete, credo. Vabbè, intanto completiamo questo. Dunque. Ok. Ah, mi sa che in questo step qui ancora non c'ero arrivato, cioè me l'ho fermato in quello prima. Va bene. Ecco perché non mi ricordavo. Ok. Tacci su. Ah, non c'è un modo più veloce. Dove mi sono teletrasportato? Andiamo qua. La fucina. Dobbiamo andare nella fucina. Non so perché vado di qua. Poi parlo sempre di teletrasporto, non so perché mi viene. Sarà l'effetto di Dragon Ball, ragazzi. Vabbè, il viaggio rapido comunque. È quello, è lui. Allora. Adesso sono curioso di vedere come viene gestita la cosa qui. Perché in teoria, quando l'avevo iniziata l'altra volta, ci sono arrivato a questo step qui. C'era da risistemare le forge, quelle che abbiamo attivato durante la missione di Efesto. Ma adesso le abbiamo già attivate, non so se ce le faranno riattivare ancora. Ah, non ce le fanno riattivare. Ok, ok. Dopo vi spiego, tranquilli. Mentre Fenix si avvicinava alla fucina, percepì di non essere sola. Sono sempre tutti così amichevoli. Non trovate? Guarda com'è amichevole. Più amichevole di così. Basta però. Niente da fare. Saltando indietro
Mi colpisce lo stesso. Fanno male però le freccettine nel capo, eh? Stavolta t'ho schivato. Maledetto. No. Avvicinati, avvicinati. Da bravo stupido. Boom. Babum. 478, è tantissimo. E niente. Vieni qua. Ah, bello di papà. Adesso gli faccio un sacco di danni sulla combat attiva. Ah, ho anche potenziato di uno l'arco. Non so se l'avevate visto. E ho aumentato anche la capienza massima delle frecce. 12 adesso. Se avevo iniziato subito con l'ascia, questo l'avevamo stordito, però è un po' difficile colpirlo con l'ascia. Cioè, c'è troppo poco tempo. Guardate quanta vita recupero. Cioè, con le frecce. Non capisco. Boh. Qual è l'abilità che mi permette di recuperare? O un pezzo di armatura o un'abilità, una delle due, ovviamente. Via, via. Sei spacciato. Liscio come l'olio. Sono andato, sì. Mi è piaciuto questo scontro. Bravo Shadow. Allora. Fosforo dell'amore ardente. Bello. Dopo lo guardiamo. Qua non devo fare niente, giusto? Ah sì, ripara. Interagisce. Sconfitti gli arroganti sparti, Phoenix poteva dedicarsi a riparare l'armatura danneggiata. L'armatura splendeva. Un po' fuori moda, ma andrà bene. Nuova armatura. Vediamo se è una nuova armatura o se è solo un aspetto. No, nuova armatura. Corazza da guerra dell'orso, più 11 resistenza ottenuta per ciascun livello di combo. Ottenuta per ciascun livello di combo. In che senso? Cioè, ogni volta che faccio una combo mi dà... Bella però. Mi piace. Ma non ci sta bene con questo elmo, assolutamente no. Con questo ci sta bene. Bello. Ma sì, io utilizzo armature anche solo per il gusto di metterle, di provarle. Anche se magari a livello di abilità non sono le migliori. Chi se ne frega. Ma cos'è rimasto qua? Ah già, fosforo. Congela i nemici per 5 secondi sul colpo con attacco di fosforo. Ah, possiamo anche provarlo, volendo. Ok. Allora, ragazzi, le due missioni le abbiamo fatte. Vi spiego perché questa qui era più lunga. Come vi dicevo, se ancora non avevate portato a termine la missione di Efesto, quella di riattivare la fucina, di andare là dove ci sono le pale che girano per con l'acqua, insomma, la missione di Ares ti chiedeva di riattivare la fucina, ok? Quindi
Una volta sconfitti gli Sparti di prima, dovevi venire qua, riattivare tutti i forni buttandoci dentro il carbone, poi dovevi andare là dove c'erano le pale nell'acqua, poi sbloccare di nuovo tutti gli spiatatoi per l'aria, insomma dovevi fare tutte le cose che avevamo fatto nella missione di Efesto e dovevi fare in quella di Ares, soltanto che in quella di Efesto ti diceva con gli obiettivi sulla mappa dove andare, quindi vai prima qui alla fucina, poi vai di qua dove c'è l'acqua, poi riattiva tutti gli sfiatatoi eccetera, mentre in quella di Ares non ti diceva nulla, ti diceva solo di riattivare la fucina e non avevi indicazioni su dove andare e cosa fare. Quindi la questione dei forni c'ero arrivato io, ma andare là dove c'erano i mulini lì con l'acqua era infattibile da pensare così, e quindi per quello che vi dicevo era complicata da portare a termine. Potevo farlo, ma dovevo controllare guide su internet. Invece così, se voi avete già portato a termine la missione di Efesto, in automatico, dopo aver sconfitto gli Sparti, vi manda qui e vi dice semplicemente di forgiare l'armatura, perché la fucina l'abbiamo già riattivata. Ed ecco perché non è consigliabile farla prima, assolutamente no. Non è solo per una questione di spoiler, come avevo detto, ma anche per una cosa pratica. Allora, detto questo, possiamo tornare qua. Forse partirà quel filmato di cui vi parlavo prima, ma ve lo taglio. Ve lo taglio perché qui adesso non c'entra niente. Andiamo, viaggio rapido. Allora ragazzi, eccoci qua. Come vi dicevo, c'è un filmato super corposo e davvero davvero molto molto carino che vi metterò all'inizio dell'episodio numero 25. Per il momento ci accontentiamo di parlare con Ares. Ho ucciso gli Sparti come mi hai chiesto. Considerati pure vendicato. Ah, favoloso, favoloso, favoloso. Ah, sono stato un pollo troppo a lungo. Oh, che incubi. Ho preso anche la loro armatura. Era ridotta in pezzi, ma l'ho riparata alla fucina. La fucina di Efesto? Finalmente l'ha usata qualcuno di capace. Grazie, credo. Non so se era un complimento o meno. Per un grande guerriero serve una grande armatura. Le spade non scherzano. Bene. Vediamo se l'armatura che abbiamo recuperato è un aspetto o è una vera armatura. Non c'è niente. Ah sì, è un aspetto per l'armatura che stiamo indossando attualmente. Bella anche questa. Ah, è proprio quella. Armatura rotta. Bella. Però non so se poi ho... mi sa che... infatti ho solamente questo aspetto qui per l'elmo, quindi non ci sta granché. Beh, oddio. Schifo non fa, però. Sta meglio questa. È in tinta. Ok. E mentre per quanto riguarda il vaso, ci devo riparlare ancora. Ho trovato il vaso che cercavi. Ah, sì, dammelo delicatamente. Nelle mie storie raccontavo di questo vaso. Non è quello in cui ti hanno intrappolato Otto e Defialte? Non mi hanno intrappolato, io ci sono caduto, dentro. Ma questo non c'entra nulla. Ho nascosto una cosa importante lì dentro. Qualcosa che può recuperare solo qualcuno delle tue dimensioni. Vai! Che cosa hai nascosto? Stammi a sentire, chiaro? Questa è un'emergenza. Ti ricordi quando ti ho detto che le mie figlie, le Amazzoni, non mi parlano? Beh, tempo fa ho preso in prestito la cintura di Afrodite per, insomma, provarla. Niente di che. Non sapevo che sarei finito intrappolato dentro quel vaso. Ho perso la cintura. Non sono riuscito a tornare là dentro e recuperarla. E questo che cosa c'entra con le Amazzoni? Avevo regalato la cintura a Ippolita, la loro regina. Quindi, insomma, poi l'ho presa in prestito e l'ho usata come diversivo per non far notare ad Afrodite che la sua era scomparsa. Un momento. Quindi ora vuoi che io vada là dentro così le tue figlie torneranno a rivolgerti la parola? Più che altro non voglio che Afrodite scopra che la sua cintura può lanciare frecce di fuoco, comunque sì.
Va bene. Grazie, Phoenix. Solo tu puoi salvarmi. Ora, però, muoviti. Che diavolo? No, dicevo di chiudere il video. No, dobbiamo farla, ragazzi, per forza. Cioè, non posso lasciarla a metà qui. Avevo detto che avrei completato tutto in un vaso. Sulle missioni secondarie di Ares, e quindi lo facciamo. Ti sento e ti vedo, piccola guerriera. Ti aiuterò da quassù. Immagino. Avresti potuto saltare nel vaso e ti avrei aiutato io da là fuori. Brava. Allora, com'è fatta questa creatura? Di solito la devo fare. Capisco che solo per questa volta devi vederla, ma fai finta di non averlo fatto. Andiamo. Ok. Guardate, con le frecce recupero tutta la vita. Io non capisco cos'è. Non ho ancora capito per quale motivo, ma va benissimo. Vieni qua, te con lo scudo che mi rompe le balle. In realtà era questo, ma fa niente, va bene anche quello. Mi sa che questo qua evoca i soldati, quindi... Ecco. E vabbè, poi... Vediamo se adesso riesco a recuperare la vita. Forse i colpi in testa non mi ridanno la vita? Possibile. Ah, già, ho cambiato aspetto a fosforo. Adesso ghiaccia i nemici. Bah, ma che spettacolo. Con colpi alla testa recupero tutta la vita. Ghiaccio il nemico e poi recupero vita. Facile. Ciao. Piacerebbe, eh? E invece no. Via. Cerbero. Ho rischiato giusto un pelo, ma va bene. Occhio, 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 occhio. Di solito tira le palle di fuoco. Quelle qua. Mi avvicino, bastardo. Tanto recupero vita. Easy proprio. Easy. Ma è troppo OP quell'abilità, qualsiasi essa sia. Oh oh. Sono andato un po' troppo indietro. Via. Dannazione. Vai, fosforino. Ghiaccio. Finalmente ho trovato un altro aspetto di fosforo che quantomeno mi convince forse di più di quell'altro.
da inizio gioco che utilizzavo sempre fosforo delle ceneri. Invece questa mi piace. Ghiaccia, mi tiene fermi. Questo qua che evoca i nemici, mostardo. Sì, quante me ne lanci di fila. Fammi recuperare vita. Voglio far fuori lui prima. Via. Ok. E adesso? Vabbè. E adesso lui... Mamma mia, sto usando un sacco di stamina. Mamma mia, sei bastardo questo. Super resistente. Ok. Ok, basta? Sì. Tutto qui? Non era difficile. Me la sono cavata egregiamente. Quindi questa è stata l'umile dimora di Ares per 13 mesi. Una mano di vernice sui muri e un paio di tappeti era pretendere troppo. Sei tu che hai ordinato di vendicarsi dei giganti, ricordi? Ehi, ci hanno provato con mia moglie. Non sono per le coppie aperte. Lei sicuramente sì. Allora, e qui va bene. È questa? Oh sì, la cintura magica di Afrodite. Invidiosa? Wow, posso toccarla? Non vorrei fare danni. Calma, deve essere indossata per attivare la sua magia del desiderio. Ora smettila di agitarti e riportala qui. E ricorda, non l'hai mai vista. Subito? Oh, cioè, cos'è che ho visto? Eh? Oh! Ehi, Ares! Un aiutino? Preparati a essere agitata, non mescolata! Ha! Ok. Si è inceppato tutto. Andiamo. Dove andiamo però? Fuori. Fuori dal vaso. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Teoricamente adesso è davvero finita. È stato bello. È stato bello. Wow. Non riesco a credere che tu abbia trascorso più di un anno lì dentro. Ho la schiena bloccata. A me fa sempre male. Allora, dov'è? La cintura di Afrodite? Eccola qua. Ti dona. A volte è meglio fare l'amore e non la guerra. Se ti do ragione, tu non devi dirlo mai a nessuno. Hai la mia parola. Hai ragione. Ora è il momento di giocare con la cintura insieme ad Afrodite. Quanti lividi mi farò questa volta? Lo dici come se fosse una cosa piace... Ah,
Ho capito. Buon divertimento. Allora, non ci ha dato niente quest'ultima missione. Abbiamo recuperato la cintura e basta. Ok. Va bene. Allora, raga. Prossimo video. Facciamo le... Quante sono? Tre? Ah no, due missioni di Efesto. E poi... E io che credevo che questa zona qua fosse una zona in più e che... Tifone l'avremo affrontato qua. Ma magari è così, non lo so. Vabbè, insomma ragazzi, lo scopriremo insieme. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.